Gianmarco Amicarelli, il compagno di Jane Alexander, entrerà nella casa del Grande Fratello VIP 2018 durante la puntata speciale in onda questa sera? Il pubblico lo vorrebbe tanto, ma l'attrice, dopo aver espresso i suoi dubbi sulla proposta di matrimonio ricevuta e aver ammesso di avere un interesse per Elia Fongaro, ha già annunciato che non affronterà l'argomento in TV preferendo rimandare l'incontro chiarificatore con il compagno. Gianmarco, dunque, resta nell'ombra contrariamente ad Elia Fongaro che è sempre più vicino all'attrice. Jane ed Elia, infatti, durante quella che potrebbe essere l'ultima notte insieme essendo entrambi in nomination con Ivan Cattaneo e la Marchesa d'Aragona, si sono coccolati a letto, scambiandosi parole e attenzioni. Il pubblico, però, nutre dei dubbi nei confronti di Fongaro, reo di rivolgere sguardi proibiti anche a Silvia Provvedi. Gianmarco Amicarelli scomparso dai social. Gianmarco Amicarelli è scomparso dai social. Dopo aver fatto la sua proposta di matrimonio alla fidanzata che si trova al GF VIP 3, il musicista ha preferito trincerarsi dietro un forte silenzio. Non sono scomparse le foto che lo vedono con Jane Alexander, ma è interessante vedere come abbia deciso di fermare i suoi interventi sui social in seguito al rifiuto della compagna. Sembrava forse una bella mossa chiederle di sposarlo con il megafono, ma l'attrice è entrata in confusione ed ha svelato a denti stretti che in realtà Gianmarco potrebbe aver agito così per paura di perderla. Il fidanzato potrebbe infatti aver notato gli sguardi intensi che la donna si è scambiata con Elia Fongaro prima che ammettesse di provare un certo tipo di interesse nei suoi confronti. Anche per questo Jane ha deciso di non rispondere in modo positivo, accettando di sposarlo. La delusione dopo la proposta di matrimonio? Il GF VIP 2018 chiederà a Gianmarco Amicarelli di presentarsi in studio e chiarire con Jane Alexander quanto sta accadendo? In base alla proposta di matrimonio precedente non è escluso che voglia vivere un faccia a faccia prima del tempo. Una mossa che forse l'attrice teme con tutte le sue forze e che potrebbe essere frutto di quel mancato ascolto di cui si è lamentata in modo sibillino durante la scorsa diretta, quando ha rivelato che la sua relazione non va a gonfie vele come si pensava. Il pubblico intanto ha messo tutto in stand-by. Ricordiamo infatti la Alexander parlare con estremo trasporto del suo incontro fatale con Gianmarco durante le prime settimane di reality, salvo poi cambiare versione in un momento particolare, quando si è ritrovata ancora una volta a rischio eliminazione. È tutto vero o fa parte di una strategia per rimanere in gioco? In questo caso la vera vittima potrebbe essere solo Gianmarco, anche se non è escluso che i due si siano già preparati una certa strategia prima dell'inizio del programma. Il musicista ha scelto il silenzio. Gianmarco Amicarelli preferisce la strada del silenzio e lasciare che sia la compagna a parlare del loro rapporto al Grande Fratello VIP 3. O meglio a non parlarne, visto che Jane Alexander ha dato poche informazioni riguardo ad alcuni problemi presenti nella loro relazione. Sappiamo solo che riguarda un'incapacità di ascolto da parte del fidanzato, forse di discorsi su un possibile matrimonio già fatto in precedenza e finiti poi in un nulla di fatto. Non si sa nulla in merito, visto che Amicarelli non si è presentato per ora in alcuna trasmissione televisiva per dare la sua versione dei fatti. E questo ci spinge a credere che forse non sia tutto parte di un piano dell'attrice per rendere più interessante il suo percorso nella casa. Forse la proposta di matrimonio è reale ed ora Gianmarco deve fare i conti con il crollo emotivo dell'Alexander.
che dopo aver confessato di avere dei dubbi sulla loro relazione, ha anche ammesso di provare attrazione nei confronti di Elia Fongaro. Una situazione di stallo quindi per il musicista, che in base alle poche parole dette dall'artista, dovrebbe tenersi a debita distanza dalla casa ed attendere invece che la donna esca dal reality. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.